Buongiornissimo, buongiornissimo. Allora, è sabato mattina. Voi questo video lo vedrete mercoledì, ma oggi è sabato mattina e io sto andando inesorabilmente dal dentista. Perché di sabato mattina? Allora, vi avrei voluto riprendere in realtà da inizio mattinata e tutto, ma siccome mi sono svegliata tardi e ho fatto tutto di corsissima, compresa la colazione, tra cui mi sono scordata il caffè, però ho mangiato lo yogurt, ho dovuto una lanciata, quindi ho fatto tutto di corsissima mentre mi preparavo, non ho potuto accendere i vlog, iniziare il vlog, accendere il vlog, perché se no sarei stata in ritardissimo, invece così sono quasi in ritardo. E niente, appunto, sabato mattina sto andando dal dentista e voi direte: perché? C'hai problemi? No, nel senso sì, ma non si vedono. E in realtà la mia dentatura, ho più avuto una fortuna in vita mia, i denti, io ho sempre avuto una dentatura perfetta. I miei problemi sono iniziati quando a 11 anni un dentista, che non era il mio era in ferie, sono dovuta andare a questo dentista perché praticamente era nato, questo era il pieno, era posto in parlamento, ma era nato questo dente, no, scusate, mi era venuto un ascesso.
me lo bevo giusto per compagnia. Ora proprio no, cioè non è buono, non lo bevo. Vabbè, meglio, nel senso che non è che abbia prescritto il dottore di bere, quindi va bene così. Niente, Mimmi, io stacco un attimo perché allora, eccomi qua, sono arrivata dal dentista e... Allora, fatto dal dentista, ma guardate che strada sono venuta a passare. Fatto dal dentista e niente, mi ha fatto un po' di foto e mi ha detto ora in settimana, perché in realtà questo dentista io ce l'ho qui dai miei, ma lui c'ha lo studio anche a Firenze, infatti lo scoprì, per me era perfetto perché io andavo a Firenze e poi scoprì che c'era questo studio vicino a dove stanno i miei, dove sta Simo, eccetera eccetera, quindi perfetto. E niente, praticamente deve andare a questo corridoio, non so come si chiama, dove fanno tutte le mascherine, per sentire, insomma, per avere una consulenza su come si può mettere, perché io ho questo incisivo che mi sta venendo avanti, cosa leggermente visiva è quella, e poi appunto il morso un po' spostato, però siccome appunto mi sono nati da un annetto i molari, i denti del giudizio, dice ci sta che comunque ancora sei giovane, si ha un assestamento dei denti, e quindi vuole sentire un attimino anche loro che cosa fare, e quindi torno sabato prossimo e prendiamo le impronte proprio, e così capiamo un attimino, lui mi dice che idee hanno avuto e capiamo un attimino di che morte moriamo. Allora adesso io devo chiamare Simo e poi penso che tanto Simo dorme, perché comunque ieri sera si è fatto tardino. Credo che andrò a pranzo dai miei. E niente, andiamo, vamos a bailar. Essa vita nuova. Ora, se qualcuno mi deve studiarsi, fare copiare. E avrebbe tutta la ragione del mondo, ma se vede che con queste mani mi dà sempre qualche botta lassù. Allora, eccoci qua, sono tornata a casa, questi capelli, mamma mia, che poi in realtà sono morbidi, perché nell'ultimo vlog avete visto che ho fatto la maschera, il giorno dopo li ho lavati e ci ho messo anche quella maschera spray, quel trattamento, e devo dire che in realtà sono morbidi, cioè sono proprio morbidi al tatto, è solo che non hanno un verso, cioè stanno come gli pare, ma non è che non hanno un verso perché non hanno un taglio, perché proprio sono ricci e stanno come cavolo gli pare, e io continuo imperterrita a litigarci invece di capire che dovrei lasciare perdere, però vabbè. E niente, adesso vado a mangiare un boccone e poi boh, forse un pochino mi metto a letto, perché stasera appunto lavoriamo, quindi c'è da fare le 6 buone di mattina, perché poi è 1:20 da casa, quindi c'è da fare mattina, perché poi tra il tempo che finisce e che torniamo via, quindi più mi riposo oggi pomeriggio meglio è. E niente, intanto affrontiamo il pranzo, che però non ho famissima, devo essere sincera. Eccomi qua, allora ho mangiato il petto di pollo alla valdostana, si chiama mi pare, mi ha detto mia madre, che è praticamente con formaggio fuso sopra, non lo so, insomma, io non lo so fare, avrei bruciato tutto, però mia madre l'ha fatto molto buono e niente, sono 14:45, io mi metterei a riposarmi anche molto volentieri. Mi sono truccata proprio easy, uno strato veloce di fondotinta
Easy, mascara e sopracciglia. Mi è arrivato tra l'altro il famoso pacco di Notino di cui vi parlavo nel vlog precedente, però non ve lo posso far vedere perché è da Simo, però dopo quando andremo giù ve lo faccio vedere. Sono rimasta malissimo perché io non avevo letto che ho ordinato, invece che la full size, ho ordinato la boccetta da 10 ml di entrambi i prodotti. Uno è un olio per capelli di una marca Milkshake, si chiama, che io amo per i capelli, è fantastica. Infatti devo trovare un sito dove ha più o meno tutti i prodotti in modo da rifornirmi. E poi ho preso un siero viso che però, siccome mamma mia, siccome la mia skincare routine è già fatta, già strutturata, e poi ho preso quei due prodotti di The Ordinary, quindi quella invernale c'è, vi farò presto un video a proposito. Questo siero viso che ho preso lo lascerò per l'estate, che in realtà adesso uso quei due prodotti di The Ordinary, il prime e il contorno occhi alla caffeina, poi uso un olio viso, poi metto un altro contorno occhi in crema e la crema viso, cioè faccio un sacco di passaggi per la skincare invernale, quando invece per la skincare estiva ne faccio molti meno, quindi lascerò quel primer per l'estate, che metterò primer praticamente contorno occhi e crema, fine. Ecco, l'estate è molto più basica la skincare, comunque quando andiamo giù ve li faccio vedere. Ma guarda te dove ho posizionato. Allora, la mia bottle di acqua, semplicemente acqua. Io non sono fissata con tutte quelle polveri dimagranti, dicosanti, snellenti, credenti, eccetera, eccetera. Io credo in una buona alimentazione e in un buon allenamento, punto. Non credo nelle polveri magiche, diciamo, ecco, non ho più quell'età. Che credono in polvere che poi aiutino a drenare, a sentire meno il senso di fame. Però io divento una iena quando vedo delle persone che sostituiscono a un pasto uno shake, cioè una polvere con l'acqua. Ora, quella polvere può essere buonissima, ci può essere giusto apporto calorico, ci può essere tutto quello che volete, ma il gusto di mangiare, specialmente noi che siamo italiani, che ci sa una buonissima cucina dal sud al nord, cioè, ma dove lo mettete? Ma che gusto ci avete nel vivere? Cioè, veramente, a me mi è stato insegnato, e come dicevano anche grandissimi attori, una persona si vede che sa vivere quanto sa stare a tavola, ragazzi. Ma ora io capisco, cioè anche io li faccio pranzi veloci, ma mangio, cioè non è che mangio uno shake, mangio la quinoa, mangio l'orzo, mangio le mie insalatone con appunto i cereali, il tonno, le verdure, cioè mangio veloce, ma mangio. Ma come si fa a sostituire un pasto con uno shake? Io non capisco. Io, ragazzi, questo me lo dovete spiegare. Che poi uno voglia prendere tutte queste polveri perché aiutano a drenare, aiutano a non lo so, Ok, però ragazzi, una buona alimentazione e un buon allenamento, cioè non lo sostituisce niente. Ma poi sti bibitoni, ragazzi, ma non ci si pensa che tutta la parte liquida che noi ingeriamo la filtrano i reni? Ma ce ne rendiamo conto che i reni non so adibiti a filtrare proteine, a filtrare carboidrati, cose che noi mettiamo in questi bevitoni, in queste polveri? Cioè, anzi, cioè, ragioniamoci su questa cosa, perché già il vino e l'alcol danno problemi anche renali. Quindi già i reni devono sopportare quello. Ma noi, cioè, facciamo filtrare a questi reni delle cose indicibili, cioè fanno malissimo quei bibitoni all'organismo. Poi magari contengono, dalla parte nutrizionale, contengono tutto quello di cui uno ha bisogno, ma quello che c'è lì dentro, il nostro corpo è abituato a digerirlo e ad assimilarlo in altri modi, non liquidi. Cioè, non so se mi sono spiegata, comunque non approfondisco il discorso perché ognuno poi alla fine fa come mi pare, cioè ognuno per me è libero da ammazzarsi come vuole, quindi va bene così. A proposito di allenamento,
Io oggi che sto un pochino meglio, speriamo, con questa cosa mi volevo allenare, ma adesso mi vado a riposare perché ho bisogno di tanto, tanto riposo per affrontare stasera, perché aiuto. Sì, mi sono fatta la treccia, mi sono sprayata quella la maschera, vi ho fatto vedere quella blu che mi è arrivata e ho fatto la treccia come nell'ultimo vlog, in modo che così la maschera agisce e io con la treccia sto comoda perché non ho i capelli da tutte le parti, quindi niente, ci vediamo più tardi. Eccoci qua, scusate ragazzi, non vi ho aggiornati, ma praticamente ho fatto un pochino di cose di corsa e sono le 6, sono tornata a casa da Simo, mi sto prendendo un caffè in questa meravigliosa tazzina, ve l'ho fatto vedere tante volte ma è così carina. Ho lasciato la treccia perché sono veramente troppo comoda rispetto ai capelli tutti. Ciao! E niente, si muore un attimo di sopra. Io mi sto rilassando nel divano. Oggi ve l'ho detto, giornata proprio out, out, out. Avrei voglia di uscire un attimino, però nemmeno troppa. Quindi in realtà non so che fare. Stavo pensando che devo pensare a una nail art per San Valentino, ma stavo ancora di più pensando, ammesso che me ne importi qualcosa, però vabbè, ma stavo ancora di più pensando che ho realizzato adesso, parlando con un mio amico che lui sta a Milano e stavamo parlando, e ho appena realizzato che oggi sì, è il 1° febbraio, tutto molto bello, ma il 17 è anche il mio compleanno, quindi ho realizzato che tra 16 giorni invecchierò di un anno. È molto male questa cosa, molto male, però ne approfitto un attimino per farvi vedere il pacchettino di Notino che mi è arrivato ieri, non me lo ricordo quando, insomma che mi è arrivato venerdì 31, quindi sì, ieri. Allora, io non vi dico come vi ho posizionati sopra il tavolo perché siete sempre... sappiate che siete sopra il profumo di Simo, sopra la scatola il profumo di Simo. Comunque, dicevamo, il pacchettino. Allora, il pacchettino, ieri mi è arrivato questo pacchettino e io ho scoperto che ho ordinato, che poi ho guardato la fattura e... cioè, c'era scritto nella descrizione, so io che non l'ho minimamente letto, però in effetti il prezzo mi doveva far sorgere qualche dubbio, però vabbè, va bene così perché li provo, comunque sono 10 ml, quindi li testo bene. Allora, il primo che ho preso è della Milkshake ed è Argan. Glistering Argan Oil, è un trattamento con olio d'argan per tutti i tipi di capelli. Qui dice appunto di, ecco, questo è il, come si chiama, il fronte della descrizione, e qua dentro c'è la boccettina con tutta la spiegazione in tutte le lingue, e dice che è un trattamento con olio d'argan per tutti i tipi di capelli, grazie alla sua formula unica condiziona istantaneamente il capello donando un look sano, un effetto morbido con volume e lucentezza incredibile. Va applicato sui capelli tamponati, massaggiato e poi procedere allo styling. Quindi è un olio per il capello dopo la doccia praticamente. Anche se io lo vorrei testare dopo, quando mi andrò a piastrare le punte, sulle punte insomma. Ecco, l'inci non è proprio dei migliori. Allora, questa è la boccettina, che poi a me, io non lo so, ma a me, cioè, mi fido perché dovrebbe essere appunto sigillato, però mi pare abbastanza vuoto, non è proprio riempito fino in cima, quindi boh, che vi devo dire, però vediamo un attimo. Diciamo che questa prima esperienza sul Notino è un ni, non è proprio un massimo, però devo dire che comunque è colpa mia perché non avevo letto 10 ml. Comunque l'inci non è proprio il massimo perché ha i primi tre posti, c'è cioè il ciclopentasiloxane, dimeticone e il disiloxane, quindi non è proprio il massimo, però ecco, io sto attenta più o meno a tutto in generale, tranne che ai capelli, perché i capelli io non riesco, cioè le cose naturali, total bio, non, cioè i miei capelli li rendono proprio paglia, quindi purtroppo su questo aspetto non riesco
ad essere in linea con più o meno quella che è la mia filosofia, ovvero cercare un inci più buono possibile, ecco. E questo l'ho pagato tipo 5,40 euro. Questo invece l'ho pagato 10 euro ed è un siero della Safi Advanced. È un siero viso idratante, no, siero lenitivo. No, idratante, lenitivo, scusatemi. Questo come inci non è malissimissimo. C'è lo squalene, non so come si pronuncia, squalane, scritto qui, quindi io lo pronuncio come scritto, non ho idea, giuro, di come si pronunci. Non è malissimissimo, ecco, devo essere sincera, questo no, sono 10 ml, ora 10 euro per 10 ml, ecco, questo magari, se mi rendevo conto che erano 10 ml per il prezzo, non lo prendevo, perché 1 euro ml, ma che è oro? Cioè, insomma, non esageriamo. Poi magari io non conosco la marca, poi magari è il siero migliore del mondo, quindi sul prezzo magari giudicherò dopo averlo usato. Questa è la confezioncina con questo, non mi viene come si chiama, ragazzi, abbiate pazienza, questa è la scatola. Niente, appunto, questo siero lo lascerò per quest'estate, quindi quando inizierà a fare caldo io inizierò a testare questo siero e vi dirò. Questo lietto invece lo voglio provare direttamente questa sera, così, tanto vero, ma giusto così veloce sulle punte. E niente, questo era tutto quello che ho acquistato su Notino. Penso che ci riacquisterò, perché ci sono anche degli ottimi sconti, è fornito, quindi se mi servirà qualcosa penso che riacquisterò di nuovo. Vediamo se la prossima magari va un pochino meglio. Allora, merenda, ho scaldato un plum cake e qui zenzero e limone. Allora, intanto che Simo si allena, fa tutte le sue cosine, io mi volevo piastrare, quindi mi sono munita di piastra e andiamo, allora, prima a piastrare il ciuffo. Un po' così. Questo di qua che lo voglio liscio. E poi vado a piastrare proprio le punte, prendendole dalla treccia prima. Ok, poi vado a disfare la treccia. Non ho messo il protettore termico perché nella maschera che avevo messo quella spray è anche c'è anche il protettore termico, quindi non l'ho rimesso. E poi vado a prendere i capelli, proprio quelli che stanno sotto, pochi. Questi proprio, gli ultimi. Ecco qua. Vado a spazzolarli. Eccoci qua, e vado a piastrarli semplicemente. Questo trucco serve innanzitutto per chi ha i capelli ricci e tanto gonfi, per tenerli un po' più a bada, un po' più sgonfi, un po' più morbidi. Un po' meno cespuglio, effetto cespuglio, e poi fa sembrare il capello leggermente più lungo. Ora, io questo problema non ce l'ho perché sono già, come vedete, lunghi di loro, però ecco, per chi magari li ha un po' più corti, piastrare la parte sotto aiuta, anche magari solo le punte, come spesso faccio io, non ho voglia di piastrare tutto il resto. E niente, va, io continuo a piastrarmi in questo modo, poi li sciolgo e fine della storia. Allora,
Adesso vado a provare l'olietto, quindi lo apro. Ok, ce l'ho fatta e lo metto un pochino sul palmo, facendo così, se no il resto tutto, e lo vado a mettere, profuma tantissimo sui capelli che ho piastrato, stando attento magari a non andare sulla radice, perché se no addio, cioè mi unto tutti i capelli. E adesso vado a scioglierli. Ecco qua, con la piastra vado a riprendere le punte. Ok, adesso vado a rimettere l'olietto sulle punte e un po' anche sulle lunghezze. Se non c'ha tutto che gli manca, chiama lei, da tappo. Da tappo? Da tappo! Ah, da tappo! Da tappo va raffreddato, da tappo! Da tappo! Ma è la città! Ma non è la città, si chiama il cognome, da tappo! Si chiama da tappo, da che è da tappo! È come da tappo! Ecco, quindi! Sì, è come da tappo! Senta! Come te pare? Buonasera. Buonasera, Tania. Allora, fatti più o meno i capelli, poi dopo li sistemo definitivamente con un po' di anticrespo. Con un mollettone largo vado ad appuntarmeli. E ci trucchiamo, perché capelli fatti, ci trucchiamo. Comunque questa vestaglia da casa è veramente troppo morbida. Allora, andiamo al trucco. Io mi sono struccata col trucco che avevo prima, mi sono fatta tutta la mia skin care e adesso possiamo passare di nuovo al trucco. Poi con tutto ciò sono 28. Allora, la situazione brufoli qui in realtà sta meglio, perché non ne ho più. La crema del dermatologo ha funzionato, ma sono rimaste purtroppo tutte le macchie, quindi io vado a coprire le macchie sempre con l'infallible, solo quando ho delle serate devo uscire, se no durante il giorno non mi interessa, però ho paura che le macchie rimangano per diverso tempo, quindi andiamo a coprirle. Allora, truccata e più o meno pettinata, mi devo solo mettere il rossetto, ma aspetto dopo cena, perché sono le 8:10 e stiamo andando a cena. Siamo per cenare. E Simone ha presa la fissa di Cenerentola oggi. Allora, abbiamo mangiato e siamo andati a mia suocera, ha cucinato lei. Ho mangiato troppo perché poi ho fatto le carote quelle tagliate fine crude con olio di limone, sì, che io amo, infatti ho mangiato tipo tutte io praticamente, un vasso ho mangiato tutte io, poi ho mangiato il purè e poi ci ha fatto il petto di pollo alla griglia, buonissimo, ho mangiato veramente troppo. Allora adesso mi lavo i denti, mi ritocco un attimino il trucco, ma più che altro la cipria e gli occhi perché sto lacrimando come un'ossessa. E niente, tutto qua. E adesso, soprattutto perché sono in tuta, non so, strulla quando mi ci metto. Andiamo.
Buongiorno a tutti. Allora, è mezzogiorno di domenica mattina. Io chiaramente, cioè ragazzi, no occhiali, di più proprio. Manco capelli stamattina, proprio hanno voglia. Mi sta per bene, manco loro. Giustamente, amica, sto giro non riesco manco a dargli torto, ma come si fa? Boh, vabbè. Allora, buongiorno, buona domenica a tutti innanzitutto. Oggi è domenica 2 febbraio, è una data palindroma? Oddio, dubbio esistenziale. No, ragazzi, non pretendete che io stamattina sappia parlare, perché anche troppo. Palindroma. Cioè, che si legge in tutti e due modi, al contrario, per dritto e per rovescio, zanza. Io sto andando in pasticceria a ritirare una torta per stasera, che abbiamo un compleanno a sorpresa di un nostro carissimo amico che fa 29 anni, e quindi niente, la fidanzata gli ha voluto fare questa sorpresa, e però loro sono partiti per il weekend, tornano stasera, quindi la torta aspetta a me. Noi stamattina siamo tornati, che era giorno, perché siamo arrivati a casa tra tutto alle 8 circa, perché praticamente il locale è chiuso intorno alle 5, chiudo il locale. Il problema è che appunto il barman, allora, inizio serata fa tutto il carico degli alcolici, a fine serata deve togliere tutti gli alcolici, non solo quelli che hanno in bottigliera, tutte le scorte che ha sotto, riportarli in cambusa e pulire tutta la postazione, tutto il balcone, tutto il bar. Quindi festeggiato